Un'altra parabola ci è proposta dal Vangelo secondo Matteo, sempre tratta dal capitolo 13, ed è quella della zizzania che si mescola nel campo dove un uomo ha seminato del buon grano. La sedicesima domenica del tempo ordinario ci pone davanti il dramma della nostra realtà, dove bene e male sono compresenti e si mescolano insieme. Non c'è mai una realtà totalmente positiva, che sia priva di qualche aspetto negativo. Anche le nostre opere buone, i nostri gesti migliori possono essere danneggiati da atteggiamenti, pensieri, motivazioni cattive. Non c'è nessuno così puro e santo da non avere in sé qualche colpa o difetto o peccato. E questa è una realtà diffusa anche dove la redenzione di Dio è stata operata nell'ambiente della Chiesa di Cristo, fra i salvati. Il peccato è drammaticamente presente. Continuiamo a sperimentare il male mescolato a tante buone intenzioni. Perché questo? La parabola vuole mostrare come degli operai vorrebbero intervenire drasticamente a fare pulizia nel campo. Mentre il padrone propone pazienza, capacità di attesa. Non si riesce a fare una netta separazione fra buoni e cattivi. E neanche dentro di noi, fra bene e male, in modo netto e assoluto. Ci vuole la pazienza del tempo è un processo in divenire che porta ad una valutazione escatologica. Solo alla fine solo il Signore sarà in grado di separare i buoni dai cattivi e creare una realtà veramente buona, senza ombra di male. La parabola dunque orienta il nostro pensiero alla fase escatologica, cioè del compimento definitivo, quando il Signore farà giustizia. Adesso la nostra esperienza storica deve imparare a convivere pazientemente con la mescolanza imparare a distinguere il bene dal male, ma non pretendere in modo manicheo di dividere il bianco dal nero. È una tentazione spaziale, cioè di spiegare la realtà come uno spazio, una scacchiera, dove il bianco è bianco e il nero è nero. Una pretesa di ordine, di pulizia di questo tipo, non è possibile. È necessaria piuttosto una dinamica temporale, un processo in divenire di maturazione. Lasciate, dice il padrone, che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. Al momento della mietitura, che corrisponde alla fine del mondo, ci penserò io. Farò io separazione e pulizia. Noi quindi entriamo in una logica dove il tempo è superiore allo spazio e la dinamica di crescita è più importante di una classificazione dentro o fuori, buoni o cattivi. La prima lettura ripropone in modo sapienziale una riflessione dello stesso genere. Il capitolo 12 del Libro della Sapienza è una specie di digressione all'interno di quest'opera nata da Alessandria d'Egitto nel I secolo a.C., un testo scritto direttamente in greco, fortemente influenzata dal pensiero filosofico ellenista, ma caratterizzato dalla mentalità religiosa biblica. L'autore apre una grande parentesi in cui parla della moderazione divina. Dio non è esagerato. Dio è potente, domina tutto, ma non interviene con forza. Non ha bisogno di far vedere che è forte. Giudica con mitezza, governa con indulgenza. Per questo ha insegnato che il giusto deve amare gli uomini. E ha dato ai suoi figli la buona speranza che dopo i peccati è possibile il pentimento, è possibile un cambiamento. La parabola forse non ammette questo, ma. I paragoni sono sempre zoppicanti, la zizzania è zizzania e anche dopo tanto tempo resta zizzania, non diventa grano buono. Mentre eh, l'immagine che il Libro della Sapienza propone è quello di una possibilità di cambiamento. Ciò che va male può essere cambiato trasformato, valorizzato. È quello che eh, ci insegna anche il Salmo 85, tu sei buono Signore e perdoni. Ancora una volta ritorna quella carta d'identità del Dio di Israele, misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. Questo Dio grande nell'amore interviene nella storia per perdonare, per togliere il peccato, per rendere possibile una vita buona. La seconda lettura propone ancora la lettera ai Romani, ancora il capitolo 8, un breve brano dove l'Apostolo parla dello Spirito Santo, che viene in aiuto alla nostra debolezza. Noi, dice San Paolo, non sapremo nemmeno come pregare. È lo Spirito che prega in noi e prega con gemiti che non si possono spiegare a parole. Dal di dentro lo Spirito di Dio ci sta trasformando con il desiderio tende alla pienezza e sta formando la nostra coscienza ai disegni di Dio. Lo Spirito intercede per i santi. È interessante notare che San Paolo chiama santi i cristiani, sapendo bene, per esperienza concreta, che non sono senza difetti. Santi perché hanno ricevuto la santità di Dio, ma ancora peccatori per le loro opere, i loro pensieri, i loro atteggiamenti. E tuttavia lo Spirito intercede per i santi secondo i disegni di Dio per portare a compimento questo processo di redenzione. Nella fase escatologica quella della mietitura, allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del padre loro. Allora i santi saranno veramente luminosi come il sole. Chi ha orecchi, ascolti.